Volevo sapere, avete raccolto anche con il suo collega tutte queste interviste, quanto è stato emozionante visto che si tratta di una tematica così profonda e anche quindi come è nata l'idea di realizzare questo libro, perché so che nasce prima il cortometraggio e poi è nata l'idea del libro. Sì, in effetti io non sono un esperto di cinema, però sto cercando di utilizzare tutti gli strumenti possibili ed immaginabili per comunicare i problemi del territorio. Sono problemi del territorio che vanno da quelli della provincia spezzina a tutto il territorio, diciamo, mediterraneo che abbiamo noi, e abbiamo utilizzato vari strumenti, tra cui il teatro, la scrittura, appunto, questo libro, grazie a Francesco e a Dines, che non è presente perché purtroppo è impegnata altrove, siamo riusciti a realizzare questo cortometraggio, diciamo, a ricordo delle vittime, delle 13 vittime dell'alluvione nello Spezzino, che è stato un evento particolarmente tragico e sentito. Questa realizzazione di questo cortometraggio è stata un'idea che poi è stata, come dicevo, resa possibile fisicamente dall'aiuto di Francesco e Ines, Francesco Tassara e Ines Catabriga, senza i quali non si sarebbe mai potuto realizzare. Quindi lascio la parola a Francesco perché ci illustri un pochino come la genesi di questo cortometraggio. Brevemente posso dire che grazie a un testo originario di Bruno ha ispirato quello che poi è diventata la sceneggiatura di questo cortometraggio, che è stata scritta a quattro mani, e diciamo quello che volevamo fare era un omaggio, un ricordo verso quelle che spesso dai telegiornali o dalla stampa, insomma dalla comunicazione, rimangono nell'immediato soltanto come numeri. Quelle delle vittime, ma invece sono persone con nomi, con storie personali, e noi abbiamo preso questi pochi esempi prevalentemente inventati su cui abbiamo costruito la storia di questi, diciamo, fantasmi in questo non luogo, in questo bosco. Diciamo che ritengo importantissima la visione in tutta Italia di questo DVD, perché purtroppo siamo tutti gli anni a fare i conti con le solite problematiche. Ci siamo rialluvionati la scorsa settimana, non nei soliti punti, cioè nella Val di Vara o alle Cinque Terre, comunque al confine con la Toscana, Carrara, Marinella, quindi insomma sono tematiche importanti su cui bisogna riflettere e far riflettere l'amministrazione. Grazie. Grazie a voi. Un attimo, un secondo, le foto.